E abbiamo ancora delle informazioni che possiamo tentare di ottenere. Ed è proprio qui dietro. Sarà una serata davvero lunga e piena di persone spiacevoli, ma qualcuno dovrà pur farlo. Che diavolo? Cosa? Cosa? Urla di dolore. No, si sta Aprite questa porta o la impiattando sfondo! una pecora? Non fare caso a lei. Le piace Ma guardare. cosa? Guarda un po'. Ma che autorità, che determinazione. Capisco perché Pericle sia interessato a te. Per caso sei qui per unirti a noi? Ti prego, no. Sembrava che qualcuno stesse soffrendo. A volte è arduo distinguere le grida di dolore da quelle di Non mi piacere. Se toccare. avessi saputo del tuo arrivo, avrei lasciato l'ingresso aperto. L'avrei spalancato. Parliamo d'altro. Sono venuto qui al simposio solo per trovare una persona. Allora forse possiamo aiutarci a vicenda, no? Tu ci porti un po' d'olio e io ti aiuto a trovare chi cerchi. Già lo ho. Forse è lì dentro. Lei non è qui. Credo che darò lo stesso un'occhiata. Prendi l'olio, eh. Porto dei doni. Con che Siamo faccia? salvi! Oggi queste donne hanno pianto i loro figli e questi uomini hanno combattuto. Ma stanotte dimentichiamo tutto. Divertiamoci un po'! Che ne dici? Vuoi unirti a noi? Preferivo Ippocrate come alternativa, quindi no, grazie. Ora tocca a te aiutarmi. Alci. Sto cercando una persona. Subito al dunque, fino alla fine, mi piace. Concentrati. Cerco una donna che ha lasciato Sparta molto, molto tempo fa. Lasciato Sparta? Nessuno lascia Sparta, ma supponiamo che sia così. Se fosse stupida, morirebbe. Se fosse furba, farebbe quello che ha fatto Aspasia. Conquisterebbe la sua indipendenza. Le donne più furbe e piene di risorse che io abbia conosciuto venivano dalla Corinzia. Parli delle etere? Le etere. Ah, ecco. Sapevo che rivestivano un ruolo importante Sembra qui al strano come Corinto, ma pronuncia. credevo che il loro valore fosse lo stesso in ogni città. No, no. Sono diverse da ogni altra donna che incontrerai. Sono forti e le uniche a Corinto dotate di intelletto. È un Alci, po' torna sessista qui! questo. È La razzista. festa continua. Quando sarai a Corinto, cerca Antusa. Nessuno entra o esce dalla città senza che lei lo sappia. Al nostro prossimo incontro, combattente. Sì, povera capra. Antusa a Corinto. Non è molto, ma è qualcosa. E ipocrito. Sono due piste. Non so quanto utili. E Socrate, ancora lui. Ah, ecco che arriva chi antepone le dracme al nobile sentiero che porta alla conoscenza. Come ti ho già detto, la conoscenza non si mangia. Ma anche la mente deve essere nutrita. Vero? Intendi davvero usare questa giovane distrazione per evitare di rispondere? Se gli dicessi che non può essere così importante, è la fine. Avete discusso di un argomento per tutta la sera e nessuno dei due ha ancora un occhio nero. Avete la mia attenzione. Abbiamo discusso della natura dei governanti. Quale miglior luogo per farlo se non questo? Ti farò la stessa domanda che ho fatto a È la Trasimaco. domanda platonica? Concordi che governare sia un'arte? Ah, È pensavo. un'arte, come ogni altra attività dignitosa. È fuori discussione. Eppure la medicina è per il benessere del paziente, non del medico. La carpenteria migliora l'edificio, non il costruttore.
Allora, l'arte del governare non dovrebbe fare il bene dei governati anziché del governante. Corretto. Non dire assurdità. No. I governanti sono ingiusti. Spesso. Questo quindi non torna. Ho viaggiato abbastanza per sapere che non esistono governanti giusti. Persino Pericle serve se stesso. Un generale spartano che dà ordini alle sue truppe e quindi che salva la sua vita serve se stesso? Non credo che sia così. Governare città e combattere battaglie sono due cose diverse. Praticando l'arte della guerra, il generale non garantisce forse, a parte dei suoi soldati, un traghetto per l'Ade quando una rapida ritirata salverebbe la vita a tutti? Non mi torna questo discorso. Perché nel perdere la guerra magari farebbe morire comunque tutti quanti. Quindi sì, un piccolo numero di uomini potrebbe perdere, ma vincere quella battaglia probabilmente porterà a un maggior numero di vite salvate. Quindi è relativo. Hai appena detto che un generale non serve se stesso quando dà ordini alle sue truppe. Poi hai detto che lo fa, perché ritirandosi salverebbe la vita di tutti i suoi uomini. Cosa stai cercando di dire? Non cerco mai di dire niente. Ovvio. Ma le hai appena dette queste cose. Ho pronunciato delle parole, ma non ho detto nulla. Ho solo cercato di capire il tuo punto di vista in materia. Stai sprecando il tuo tempo. Aspasia. Ha la faccia molto furbetta la signora. Potuto fare a meno di notare il tuo talento per il dibattito. Complimenti. Molto basso il mio talento. Socrate è un personaggio interessante. Ah, Febe. Pericle si è già ritirato sul balcone, vero? La sua capacità di divincolarsi e sparire è ineguagliabile. Lo invidio. Posso andare da lui e Alexios può aiutarmi. Tutti l'ascoltano sempre quando parla. Va bene. Vai. Alexios ti seguirà. Prendiamo ordine, mi sembra di aver capito. Permettimi di presentarmi. Io sono Aspasia. Ho faticato molto per coprire le tue tracce in Megaride. Coprire? Scusami. Ho fatto ciò che dovevo e lo rifarei. Non ho intenzione di scusarmi. Facciamo ciò che dobbiamo per sopravvivere, non dobbiamo vergognarcene. È per questo che ora sei qui e che io sono qui. Dimmi, gli abiti sono della tua misura? Parrebbe. Starebbero benissimo insieme alle mie armi. Ah, con lei forse posso prendermi il lusso di essere sincero. Mi sentirei meglio con questi abiti se potessi impugnare una lama. È difficile abituarci, sì. Sembra che abbiamo l'attenzione di tutti senza avere neanche un occhio addosso. Se vuoi parlare, fallo ora e con discrezione. Non voglio dirgli che è mia madre. Comunque. Cerco una donna che molti anni fa lasciò Sparta con sua figlia. Speravo che potessi aiutarmi. Hai qualche indizio su dove si trova? Un medico di nome Ippocrate potrebbe averla incontrata ad Argo. Lui è un bravo uomo. Se lì troverai una donna di nome Agata, dille che Aspasia le manda i suoi saluti. Altro? Alcibiade mi ha dato il nome di una donna corinzia. Sì, certo. La mia amica Antusa è l'unica persona che conosca che ha vissuto a Corinto nel rispetto della legge. Ah, gli altri zero legge. Beh, quasi. Ok, le quasi legge. È tutto ciò che so. Esiste un'altra opzione. In una vita precedente, quando avevo bisogno di fare qualcosa o trovare qualcuno, contattavo un'amica, una sorta di ammiraglio. Qual è il suo? Il suo nome è Xenia. L'ultima volta che parlai con lei fu a Ceo. Fa attenzione quando la incontrerai. La vita di mare trasforma la maggior parte delle persone in mostri. Anche la vita di terra, tranquilla. Grazie, Aspasia. Quando avrai finito, torna qui. Troveremo insieme la persona che cerchi. Ora ti prego, aiutami a convincere Pericle a ricevere i suoi ospiti.
Sei qui da poco. Non puoi già andartene. Ho alcune cose da fare. Comunque io vorrei arrivare da Pericle, magari evitando di arrampicarmi. Ci saranno delle scale. Cioè, abbiamo detto che questo era un luogo di più o meno decenza. Ops, scusatemi. Dovrei imparare a camminare, lo so, è che... è così frustrante essere così lenti. Pardon? Ok. Vabbè, infatti dovevi venire anche tu, no? Di qua non si esce perché le porte in effetti non si aprono mai. Scusami. Ok, a quanto pare non ci sono scale per noi. Frustrante, ma... ah no! Non ci si può arrampicare adesso. E ci sono delle scale. Stupendo, vedi, bastava essere un minimo più pazienti. Cosa c'è qui? C'è molto da fare e molte incognite all'orizzonte. Ok. Criptico, ma... lassù, eh? E siete trasportato, ero tutto benissimo. Alexios! Non ti ho convocato. Non importa che vestiti indossi. Febe non avrebbe dovuto lasciarti entrare. No, povera Febe. Diciamo subito che mi manda Aspasia, così glissiamo su Febe. Aspasia mi manda a cercarti. Vuole che tu partecipi alla festa. Dice che non intrattengo abbastanza i nostri ospiti, ma queste feste non fanno per me. Tecnicamente tu sei un ospite. Se ti unisci a me ad Erodoto dovrebbe bastarle, non credi? Paravento. Non hai proprio intenzione di andare giù, eh? Quando passi le giornate di fronte a una folla, inizi a desiderare questi momenti di silenzio. Finché io non li interrompo, perlomeno. Fidia era in attesa di processo, ma hai voluto che lo scortassi lontano da Atene. Pensavo che tu, tra tutti, rispettassi la legge. Fidia è un caro amico. Non volevo rischiare che fosse dichiarato colpevole. Naturalmente esistevano altre minacce. Quindi lo sapevi? So che Fidia è delirante. Ma quando un giorno avrai un amico per il quale faresti di tutto, capirai. Perché pensi che non lo abbia? Non capisco perché tu abbia fatto ostracizzare Anassagora. Beh, per farlo scappare dalla setta? Socrate dice che è tuo amico. Non rischierò la vita dei miei amici se posso fare qualcosa per impedirlo. Quindi l'hai fatto per proteggerlo? Anassagora comprendeva i miei timori. 10 anni sono tanti, ma almeno sarà al sicuro. Perché hai inviato Metioco al distretto dei pescatori, se è pericoloso? Non l'avrei mai messo in pericolo volontariamente. Pare che tu abbia molti amici leali. A me importa della mia gente. Tocca vedere cosa e chi consideri la tua gente. Tutta Atene o una cerchia molto ristretta? La tua vita è in pericolo. Sì, sì, Erodoto me l'ha detto. La setta non mi preoccupa. Ogni giorno la mia vita è minacciata da persone ben peggiori. Dici? La mia unica preoccupazione è Atene. Temo per il suo futuro. Gli Spartani non sono il pericolo maggiore, Pericle. La setta sta arrivando e porterà la sua arma più potente. Ascoltalo, Pericle. Gli Spartani sono più diretti. La setta agisce in modo ambiguo. Uno dei membri della setta è una mia parente. E le credo se mi dice che stanno venendo a prenderti. Un consiglio sensato. In ogni caso mi accerterò di avvertire i miei uomini. È qualcosa? Mi manda Aspasia per sapere perché ci mettete tanto. Di ad Aspasia che sto arrivando. Ti ha fregato. Immagino che la nostra conversazione termini qui. Grazie ancora per l'aiuto. Spero che i miei ospiti ti aiutino nella tua ricerca. In qualche modo. Lo dirà il tempo. In qualche modo spero lo abbiano fatto.
Lasciamo il simposio. E finalmente spero di poter avere le mie armi e i miei vestiti, per quanto poco abbinati. Almeno sono funzionali. Ti aiuterò in ogni modo possibile nel corso dei tuoi viaggi. Apprezzo molto. Mi sembri un po' stanco. Solo di conversare. Credo di non aver mai parlato così tanto. Hai visto che non ti serviva un'arma? Vai via. Me ne vado. Ho avuto abbastanza ospitalità ateniese per una vita intera. Ci si fa l'abitudine. È bello. Diremo. Bah. Ora, che farai? Direi che inizierò con Ceo. L'ammiraglia, una donna guerriera che solca i mari? Sembrava la cosa più interessante. Seguita da Corinzia, probabilmente, un'altra donna interessante, e Argolide, un medico. Può essere interessante, immagino. Devo incontrare una donna sull'isola di Ceo. Credo che prima di tutto andrò lì. Ho sentito che ci sono i pirati lì. Esatto. Vedrò di fare attenzione. Bene. Almeno so dove trovarti ora, Febbe. E Marco come fa tutto da solo? Stavolta non implori di venire con me? No, qui sono felice e questa non è Cefalonia. Significa che tornerai. Probabile. È proprio così. E poi mi piace lavorare per Aspasia. Dice che ha dei progetti per me. Ci vediamo presto, Febe. È una donna scaltra quella comunque. Sta attenta, Febe. Ciao, Alexios! Indizio su un membro della setta? Non me l'aspettavo. Un secondo. Di che indizio stiamo parlando? Qui che livelli sono? Bello, inizia a essere la nostra portata a livello 29. Qualcuno di minore. Occhi di Cosmos. Un polemarco di una forte in Attica. Conosci il membro della setta. Trovalo e prosegui la tua odissea. Prevedo comunque di esplorare tutta Attica off-cam, quindi si potrà fare. Mercenari? Abbiamo un'altra sfida nell'arena, volendo. Conosciamo Ambrosia? Sfida nell'arena? Tocca scoprirlo prima di poter accettare la sua sfida. Peccato! Che qui ho scoperto che si può direttamente accettare una sfida, in caso. E Calario è stato reclutato, ed era una bella pippa, in effetti. Cos'altro abbiamo? Missioni? Eccole qua. Sono tutte al nostro livello. Decisamente l'isola della sfortuna. E per un po' credo che... Sì, per un po' credo che continueremo semplicemente a seguire nostra madre, a meno di missioni varie che ci si aprissero innanzi. Quindi non credo ci sia niente di davvero interessante. E parlando di missioni, indovinate chi è? I tuoi discorsi contorti funzioneranno con gli altri, Socrate, ma non con me. Non faccio discorsi contorti. Hai risposto a una mia domanda e la tua risposta ne ha fatta sorgere una. Sempre lui. Alexios! Sapevo che avresti cambiato idea dopo avermi rifiutato. Purtroppo, il nostro amore dovrà attendere. Non ci contare. Sì, lo dici tu. Odio interrompere la conversazione, Socrate, ma credo che tu abbia parlato abbastanza per entrambi. Credo che dovremmo trovare un altro scopo per quella tua bocca. Diavolo. Parla con lui abbastanza a lungo e troverai un fondo di conoscenza dietro i suoi approcci entusiastici. Sì, la trovi ovunque tu la conoscenza, un Socrate. Un complimento e un insulto nella stessa frase. È davvero brillante. Sei qui nel momento giusto. Un mio amico di nome Sofane vuole diventare cittadino ateniese, ma ha bisogno d'aiuto. Del tuo aiuto. Del mio? E perché? Sono impaziente di sentire come posso aiutarlo. Qualunque Mistios potrebbe farlo, ma preferisco te. Ovvio. Devi solo scrivere il nome del mio amico su una lista. Cioè devo inserirlo?
La risposta a due delle tre domande Josh già la ho, ma perché Sofra non firma da sé? Perché non può, ovviamente, è qualcosa di illegale, perché va iscritto nel nome dell'albo dei cittadini, sicuramente. Perché preferisce me ad altri Mistios? Perché probabilmente vuole portarmi a letto. Ma perché Sofane vuole essere un cittadino? Che vantaggi ha? Perché Atene? Sarà sicuramente cittadino di qualche altra città. Tutti vogliono essere cittadini ateniesi, anche se non lo dicono. Sofane ha una predilezione per la politica, ma solo i cittadini possono partecipare. È vero. Non sapevo che avessi una lista di mercenari a cui rivolgerti. E io sarei in cima? Ma certo che sì! Ma se me lo chiedi gentilmente, posso anche metterti sotto. Non lo volevo sentire. Deve esserci un motivo se Sofane non firma di persona. Beh, lo farebbe, ma non è abile come te. Già. Che vuoi dire? Che tu hai abilità che lui non possiede. Fallirebbe se ci provasse. Io probabilmente ucciderò tutti, però ok. Sembra semplice. Ora dimmi perché non lo è. C'è la piccola questione del Metron, dove dovrai infiltrarti perché non puoi entrare. Già. E poi devi falsificare il suo nome a dovere. Quindi vuole diventare cittadino illegalmente. Dovevi dirlo subito. Me ne ricorderò la prossima volta. L'edificio che stai cercando è vicino all'Agora. Fai attenzione. Va bene. Quanto siamo distanti? Poco distanti. Questo è positivo. Meglio non farsi vedere, ma questa è roba che non ci interessa. Ok, quindi ok, non farsi vedere, ma non in questo posto, nel prossimo. Anche se qui continuano ad essere aggressivi, credo. Ok, non più. Siamo all'Agora ed era qui dietro, dicevano. No, non salire ancora. Capiamo la situazione com'è. Ah, proprio là a fianco ci sono due guardie. Non ci sono capitani altro, ma ci sono molti testimoni. Questo è potenzialmente pericoloso. Però ok, che dovremmo tentare di non uccidere nessuno per non far capire, come le altre volte che ci hanno sempre sgamato. Non è esattamente facile, però. Non è semplice. Aspetta un attimo. Non è posto per te, Mistios. Battele. No, sì, sì, non è posto per me. Ah, basta intrufolarsi dietro la stanza, però. Ok. Ok. Fatto. Il suo nome è sulla lista. È ora di tornare da Alcibiade. Cosa? È stato stranamente stordito e non ucciso. Non so se questo conti qualcosa, ma almeno è un cambiamento. Pardon, scusate, sono di fretta. Vedremo se ci proporrà altre cose sconce, che vorrei comunque declinare molto cordialmente. Ecco che ritorna il mio Mistios preferito. E con ottime notizie. Le mie preferite. Ce l'hai fatta? Certo. Il nome di Sofane ora è sulla lista dei cittadini. Perfetto! Sapevo di aver scelto la persona giusta. Punto. Finita così. E già un'altra missione. Lui e l'amico Socrate. Interessante. Ora che ha inserito il nome del mio amico sulla lista dei cittadini, c'è un'altra cosa da fare. Tipo? La prossima volta che hai bisogno di due favori, chiedimeli insieme. Ma il secondo dipendeva dal primo. Dovevo attendere che fosse completato.
Non pensavo che la cosa ti indisponesse tanto. Dimmi, sarei fatto un viaggio in meno. Purtroppo non basta inserire il nome di Sofane sulla lista per renderlo cittadino. Serve un testimone per validare la cittadinanza. Quindi vuoi che io faccia da testimone? Se solo fosse così facile. No, ho in mente una persona. Un uomo estremamente attraente di nome Piro. Perché Piro? No? Cioè, perché lui? Ok, io ci sta che io magari ci servirà un cittadino ateniese per essere un testimone, ma perché uno così complicato? Non basta uno qualsiasi? Non puoi farlo tu? Troverò il tuo testimone attraente. Ma è perfetto! Sapevo che mi avresti aiutato. Deve esserci un motivo valido se noi non possiamo testimoniare. Oh, certo, il testimone deve essere un cittadino ateniese, ma non può essere un amico. Ma mi raccomando, fai attenzione a Piro, perché è facile perdersi nei suoi occhi. Non sarà un problema. La cosa è, non conosci qualcuno che è tuo amico, ma non suo amico, che poteva fare da testimone? Per dire? Se devo fare altro, voglio saperlo subito. Non temere, dovrebbe essere l'ultima richiesta. Dovrebbe? Dovrebbe? Sì, lo sarà. Ah. È ora di trovare Piro. Gira spesso dalle parti del Palazzo di Giustizia, sul lato orientale dell'Agorà. E devo solo chiedere il suo contributo. Non sarà mai così Piro facile. Deve dire che entrambi i genitori di Sofane erano ateniesi. Sta a te trovare il modo di convincerlo a farlo. Pure convincerlo. Non siete mai contenti. Ora, come convincere questo... Quello è il tizio che ha il cibiede e ha chiamato attraente. Posso dire di essere d'accordo. Sembra un tizio normale. Di a Dione che non gli darò nient'altro. Se vuole parlarmi, può venire di persona. Di che stai parlando? Non vengo a riscuotere debiti. Beh, che cosa vuoi allora? Hai un compito da svolgere. Molto diretto. Un uomo vuole diventare cittadino ateniese. Tu sarai il suo testimone. Io? Perché? Per Dracme? Alcibiade dice che sei la persona giusta per farlo. Ah, Alcibiade. È ostinato. Chi è l'uomo che dovrei aiutare? Si chiama Sofane. Sofane? Conosco bene questo nome. Non ti aiuterò, non per lui. Come mai? Io non lo conosco. Ma perché non vuoi aiutarlo? Mistios, non avete mai tutte le informazioni in anticipo. Sofane ha tradito i suoi uomini per denaro. Merita la morte, non la cittadinanza. Ah, senti, non è colpa tua. Non lo sapevi, ma ora sì. Ha tradito i suoi uomini. Vediamo, se per 200 dracme cedi vuol dire che non ti interessava così tanto. Pare che Dione manderà qualcuno da te a riscuotere un debito. Non sarebbe bello avere le dracme che ti servono? Io... va bene. Farò ciò che Ok, chiede. Non era così grave come tradimento. Risolto. Per 200 dracme si è venduto. Valeva davvero poco questo tradimento. Era più una questione di scarso principio. Conto fosse realmente l'ultima richiesta. Rieccoti! Già! Ah, e c'è anche Socrate. Lui, proprio come te, non sembra riuscire a starmi lontano. Stai confondendoci. Spero che tu non abbia avuto problemi. Nessuno. Lui aveva solo bisogno di un incentivo. Ah, come pensavo. Beh, hai fatto la cosa giusta. Ora però dovevi dirmi del suo tradimento, sai com'è? Mi hai nascosto delle informazioni. Informazioni che avrei gradito sapere. Penso che le persone come Sofane meritino una seconda possibilità. Non credevo ti importasse ciò che ha fatto. La prossima volta vorrei decidere io cosa mi importa. Va bene, capisco. Lo dirò a Sofane. Come se a lui I gliene fregherà nulla. I cittadini non arrecano danni? E quelli buoni non compiono buone azioni? Si può dire se uno è buono o malvagio prima di dargli una possibilità? Socrate, vattene a fanculo. Nessuno cambia. Non abbastanza, comunque. Allora, le nostre azioni ci accompagnano per tutta la vita. Se un uomo ruba una spada, resta malvagio fino alla morte? Come possiamo prevedere le azioni future di qualcuno? Allora, se vogliamo parlare di ogni singola persona, non è possibile prevedere nessuna azione che potrà compiere. Se parliamo della legge dei grandi numeri, le persone tendono a essere recidive nei loro sbagli.
in quanto persona che comunque, non so, deve pensare alle masse, agli ateniesi e ai greci nel suo complesso, dovresti preoccuparti della complessità, no? Del sistema, non del singolo. Il singolo non lo potremo mai sapere, è come dire, tira un dado e indovino cosa viene. No, è solo un calcolo di probabilità, idiota. Non possiamo. Le persone sono imprevedibili, non c'è dubbio. Per questo a volte il mio lavoro è così difficile. Se quello che dici è vero, possiamo sperare di avere ragione e pensare che tutti abbiano buone intenzioni o evitare rischi negando seconde possibilità a quelli come Sofane. Mi chiedo se le cattive azioni annullino quelle buone o se le buone annullino quelle cattive. Ah, ne parliamo un'altra volta. Ti assicuro che non voglio grazie parlarne. Non con te, non è una conversazione. Sei tu che spingi solo domande senza contribuire in alcun modo. Cioè, follia. Ah, quanto mi sta antipatico. Ora, parliamo di cose serie. Abbiamo, spero, campo libero adesso? Non è vero, figurarsi se abbiamo campo libero. Abbiamo un'altra missione dell'odioso Socrate, ovvio. Ora, cercherò di darti una possibilità di essere più calmo, Socrate. So che stai facendo il tuo lavoro, ma io comunque ti odio. Ermipo ha passato il segno, Socrate. Pericle ha fatto di tutto per Atene. Eppure dobbiamo sorbirci la glorificazione di Cleone? Aristofane, non hai forse fatto lo stesso a Ermipo? Come osi paragonarmi a quell'uomo? Le sue opere sono fastidiose. Potrei scrivere qualcosa di simile in un pomeriggio da sbronzo. Le mie sono per un pubblico più arguto. Lo stesso pubblico che criticheresti se non lo fosse abbastanza. Sta attento, Socrate, o ti inserirò come personaggio in una delle mie opere. Anche tu, come Socrate, pensi che Ermipo possa dire quello che vuole? No, io andrò contro Socrate, così, a mani basse. Quindi dirò che non ha diritto di parola, appunto, soltanto perché Socrate mi sta antipatico. Molte persone dovrebbero tenere le proprie parole per sé, incluso Ermipo. E se tu pensassi che Ermipo non ha diritto di parola, ma qualcun altro sì, chi sarebbe a decidere chi può parlare? Io. È una strada pericolosa da percorrere. Esatto. E monarchia. Io intendo farlo. Non capisco come tu possa difendere Ermipo quando attacca Pericle. Io non difendo nessuno, se non la verità e la libertà di parola. Se hai un problema con Ermipo, perché non provi ad occupartene da solo? Vorrei, ma non sono riuscito a trovarlo. Forse tu avrai più fortuna. Ok. Non può essere così difficile trovare Ermipo. È quello che pensavo anch'io. Forse teme che io lo trovi. Sembra quasi che tu sia invidioso di Ermipo. Ah, io invidiare lui? È facile rendere triste la gente, ma farla ridere richiede abilità e talento. È vero, la comicità è molto più difficile. Quando avrai di fronte Ermipo, che cosa gli dirai? Non ne sono ancora sicuro, ma ti garantisco che sarà un grande spettacolo. Ma erano più importanti i contenuti che la spettacolarità. Ovunque sia Ermipo, lo troverò. Lo spero. La sua dimora sarà un buon punto di partenza. Ok, lì ci potevi arrivare anche tu ad andare a casa sua, probabilmente. Ah, quanta gente idiota quest'oggi. Dopo l'ispezione di Icaro, pare che non sia in casa. Ma ci siano delle guardie, probabilmente. Tra cui un capitano che potremmo anche voler uccidere, visto che ci troviamo proprio qui. E un tesoro da raccogliere. Interessante. Che sia lui il capitano? Probabile. Attacco avanti e indietro. Grande tattica. Sei fermato proprio adesso. Odio quando ti fermi. Ok. Sì, il fatto è che quando ci sono due persone vicine è stupendo
l'attacco con catena da distanza, perché andiamo da qua, appunto. Però adesso mi ha visto. Ah, mi ha fregato. Questo l'hai sentito? 3 frecce direttamente in faccia. Anzi, erano 5 frecce, credo. Bel danno. Hai visto un corpo? Oh! Forse era il tuo. Non avevi visto bene. Mi sto perdendo qualcos'altro. No, ho ucciso il capitano. Non c'era un forziere? Mi sono perso qualcosa. Comunque, dov'è Ermippo? Abbiamo delle domande? E ancora nessuna risposta. Zona dell'indagine. Sì, stupendo, ma... proviamo a salire al secondo piano. Il nulla. O forse da qua. Una maschera della setta. Una maschera della setta di Cosmos. Ermippo deve farne parte. Ermippo deve morire. Altro che diamo una chance a tutti, come dice Socrate. La chance ho appena deciso di darla alla mia lama, di infilzarlo. E sono abbastanza convinto che ci riusciremo. Poi ci servono altri indizi. Ovvio, la maschera potrebbe non essere di Ermippo, ma potrebbe essere di qualcuno che conosce, ma... è un sacco di denaro per uno come Ermippo. Beh, spiega la sua dimora. Ci sono anche un sacco di armature. Come mai? Ed ecco qui. Forse l'ultimo indizio. Pare che Cleone abbia scritto dei suggerimenti per Ermippo. Ormai chiunque è uno scrittore. Cleone? Ora, residenza di Ermippo. Ce la considera... ok, ok, considera fatta. Questo mi premeva moltissimo. Torniamo indietro. E ora sono molto interessato a trovare Ermippo. Molto davvero. Eccomi qui, mi servono delle risposte adesso però. Che cosa c'è? Non ho trovato Ermippo, ma ho scoperto una cosa su di lui. È un membro della setta di Cosmos. Allora non mi stupisce che si sia schierato con Cleone. Suppongo che screditare Pericle e le sue convinzioni su Atene giovi sia a Ermippo che alla setta. Ermippo è decisamente un problema. Sei ancora convinto che possa dire ciò che vuole, Socrate? Non so cosa penso. Né cosa so. Oh, sì. Sì, meriti un'opera tutta per te. Chi è saggio sa di non sapere. Sì, perfetto. Bravissimi. Che capo è che si nasconde dietro le mura che lui stesso ha costruito? Vengano fuoco, tempeste e malattie, ma datemi giustizia per la mia città. Certo. E noi abbiamo fatto il livello in questo momento. Molto interessante anche questo. Allora, anche qui non possiamo potenziare oltre. Direi che piuttosto che la cura sia il momento di iniziare a pensare al buon veleno. Bene. Tra l'altro dovremmo poterle avvelenare prima di attaccare, se non erro. Abbiamo una taglia. Why? Ora che abbiamo questo indizio, dove è posizionato quel simpaticone? Al tempio di Efesto. E ci sono già altre missioni? Sempre di so... ma che ha Socrate? Maledizione. Membro della setta e... beh...
Abbiamo cose da fare qui, un luogo che non abbiamo neanche del tutto esplorato. Quindi direi di unire le due cose. Non mi conviene farmi scoprire. Decisamente no. Tesoro. Qui sarebbe stato utile avere le frecce incendiarie per farlo dalla distanza, ma... direi che il capitano è lui. Isidoro. E lui sarà davvero complicato gestirlo. Però forse trovandolo isolato e dalla distanza, con una buona combo, potremmo riuscire a fare qualcosa. Però è in mezzo a troppe persone. No, così non funziona. Potremmo provare ad attaccarlo dalla distanza, che nessuno può vederci con le nostre magiche frecce, ma... il danno non è minimamente abbastanza. Tra l'altro dovremmo ricraftarle, le signore frecce. Molto meglio. Vediamo, magari potremmo eliminare dalla distanza qualcuno di meno importante e tenerci abbastanza adrenalina. Lo stanno lasciando da solo a lui. Davvero? Rischiosissimo. Ah, rischiamo che lo vedano ugualmente. Non ci è bastato un colpo. Dobbiamo davvero fare l'upgrade di tutto. Esatto, l'hanno visto. Oh no, 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 no. Ok, oh diavolo. Ok, è andata così. Ok, allora. Siete un po' troppi. Via. Facciamola così, va. Che diavolo. Ok, un secondo, scusate. Mi spiace, Canide, ma tu sei pericoloso. Diavolo. Aia. Devo un attimo concentrare qua. Aia. Finiamo questo qua, signore. Canide. Siete tantissimi. Ok. Troppo vicino l'ho fatto, maledizione. Bella schiva, aia. Come ho fatto a mancarlo? No. Ok. E doveva arrivare la taglia, figurati. Allora, non solo c'è la taglia, è anche vicino. No, da qua non lo vedo. Oh.
No, mi è solo aumentata incredibilmente la taglia, credo. No, sì, non vedo ancora nessuno correre nella nostra direzione. Va bene. Non badate a me cortesemente. Perché ho fatto un liscio senza assolutamente. Ok. Anche questi riesco a lisciare a quanto pare. Si riprenderanno facilmente da questo colpo. Sì, ci sono parecchi morti. Mi spiace. Sto turbando la democrazia. Ehi là! Mi spiace, piccolo amico mio. Qualcuno ti ha pugnalato? Ops. Meritavi di peggio. Un altro indizio. Ermippo intanto è morto. E questo ci fa molto piacere. Indizio sull'anziano non scoperto. Che è a livello 29. Peccato che siano danni da guerriero. Ma ci manca un indizio soltanto. E qui un membro della setta ha una cava e commercia schiavi in Attica. Quindi aiutando la gente in Attica probabilmente troveremo questo anziano. È uno degli anziani. È un primo passo, ma... E qui già abbiamo lui che è alla nostra portata. Interessante. E qui ci manca di bruciare... Salve. E i forzieri. Mi hai visto? Aspetta che non era quello che prevedevo. Oh, si è avvelenato, povero Stella. Tu dici? Ah, un secondo che rallento un attimo il tempo. Presto sarà finita. Ah, ti uccido però così. Ah, ti ho ucciso lo stesso. Avrei voluto stordirti, ma... Questa è la tua ricompensa? Una spada di ossidiana? Infimo. Mi sarei aspettato davvero qualcosa in più. Comunque sì, ho una taglia sulla mia testa e per ora la terrò. I mercenari spesso sono... Dimmi che non sei aggressivo. Ok. E dov'è l'altro forziere? Da qua. Perfetto. Bel forziere. Ci sarà qualcosa di utile? Assolutamente no. Una pinna di squalo, però esotico quantomeno. Ed ora indoviniamo un po'. Un'altra bellissima missione di Socrate. È incredibile, vero? Eppure proprio così. Anzi, andiamo a sintonizzarci di qua prima.